Allora, intanto un grazie, sono veramente molto felice di essere qui con voi. E cercherò di fare una riflessione ad ampio spettro cercando di analizzare più profondamente possibile i dati che abbiamo a disposizione, senza però inondarvi di troppi dati. Allora, il problema che ci troviamo di fronte oggi non è solo ovviamente la pandemia. La pandemia si è innestata su un terreno caratterizzato da profonde disuguaglianze nel nostro paese e proviamo a riassumerlo. Primo, l'occupazione femminile era arrivata faticosamente al 50% nel 2019, penultimi in Europa, ultimi per le giovani da 25 a 34 anni, la generazione più istruita che avevamo delle donne. Secondo, la povertà era già raddoppiata nel 2012 e non era mai tornata ai livelli precedenti. Terzo, i giovani nel 2019 non avevano ancora recuperato, sto parlando di quelli da 25 a 34 anni, quindi neanche giovanissimi, non avevano ancora recuperato il tasso d'occupazione del 2007, cioè precedente al calo d'occupazione del 2009 e poi del 2013. I bambini erano sempre al primo posto per povertà assoluta, dopo essere triplicati tra i poveri nel 2012, cosa che è particolarmente grave per dei bambini, perché il protrarsi della condizione di un bambino in situazione di povertà porta al crescere della probabilità che quel bambino sarà povero anche da adulto. Gli stranieri non avevano recuperato l'occupazione che avevano perso durante le due crisi e così anche il mezzogiorno del nostro paese. Questa era la situazione. Quindi che è successo? Che cosa ha fatto la pandemia? La pandemia si è sovrapposta ad una situazione grave delle nostre disuguaglianze precedente alla pandemia stessa e le ha aggravate ulteriormente. Non stiamo nella situazione di paesi come la Germania, come il Regno Unito o come la Francia. Siamo arrivati alla pandemia più depotenziati degli altri. Siamo arrivati con più disuguaglianze di genere, con più disuguaglianze generazionali e con più disuguaglianze territoriali dei paesi che ho citato. E perché? Perché le nostre disuguaglianze sono disuguaglianze sempre più strutturali e è molto facile sottolineare quanto queste disuguaglianze si siano andate sovrapponendo una sull'altra nel tempo, senza che politiche adeguate, coerenti e permanenti fossero portate avanti adeguatamente. Il sovrapporsi della pandemia ha interrotto il percorso di recupero che era in atto dell'occupazione e che non si era complicato né per i giovani da 25 a 34 anni, né per il Sud, né per gli stranieri, né per la componente maschile. Per la componente femminile sì. E ha fatto però poi sprofondare le donne che già, come sappiamo, erano molto indietro nel mercato del lavoro. Quindi
La pandemia ha scatenato una nuova crisi sociale ed economica elevata nel nostro paese, che si è espressa in modo diverso a seconda dei diversi segmenti di popolazione e a seconda dei diversi soggetti sociali. Abbiamo vissuto una she session, è stata chiamata così, nel nostro paese è stata effettivamente così. Donne ricacciate indietro perché colpiti per la prima volta sono stati i servizi e non più l'industria, le costruzioni, come era stata sia nella recessione dell'inizio degli anni 90, sia nel 2008-2009, sia nel 2013. E sono stati colpiti di nuovo i giovani, così come era successo esattamente prima, nelle crisi precedenti. È stato colpito il Sud, che non si era ancora rialzato, però si è esteso anche al Nord, che ovviamente ha risentito anche il Nord di questa situazione. È stato colpito il segmento della popolazione straniera e qui soprattutto le donne hanno pagato il fatto di essere inserite quasi unicamente, quasi esclusivamente nei servizi alle famiglie, e quando si è inseriti in un unico settore ovviamente si è più esposti, si è più vulnerabili poi a un crollo complessivo come è avvenuto. A trainare però questo crollo dell'occupazione è stato il lavoro a termine, non a caso quindi le donne sono state più colpite, perché sono quelle più inserite sia nel lavoro a termine sia nel lavoro irregolare. A trainarlo è stato il lavoro a termine, come poi vedremo che il lavoro a termine è stato anche quello che ha riguidato in qualche modo la crescita dell'occupazione. E tutto ciò è avvenuto nonostante il massiccio utilizzo di ammortizzatori sociali, il massiccio intervento. Tra marzo e settembre 2020 più di 6 milioni di lavoratori hanno avuto almeno un trattamento di cassa integrazione, e con il picco di lavoratori sospesi nel mese di aprile. A dicembre 2020 i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza o del REM sono arrivati a 1,5 milioni. È stato messo in campo tanto da questo punto di vista, e nonostante questo la situazione è stata molto dura e lo è ancora. Ora, la cosa che va sottolineata e che è importante è che noi dobbiamo avere una certa, come dire, fretta a sconfiggere le attuali disuguaglianze, perché dobbiamo essere coscienti che il futuro ci porterà l'emergere di nuove forme di disuguaglianze che, se si combineranno con le vecchie, prima ancora che queste siano superate, come già sta succedendo, creeranno una miscela esplosiva per il nostro paese. E perché più le disuguaglianze si cristallizzano, più è difficile ovviamente rimuoverle e scardinarle. E allora riflettiamo meglio. Se noi consideriamo il susseguirsi delle crisi che ci sono state, ci rendiamo conto che siamo partiti per esempio nel 92-93, poi da allora siamo arrivati alla seconda crisi nel 2008-2009, dopo 16 anni. Poi nel 2013 sono passati altri 5 anni. Poi nel 2020 7 anni. Cioè, in qualche modo queste crisi sono sempre più ravvicinate, sono più ravvicinate di prima. E allora o riusciamo a dotarci di strumenti per superarle, avendo
realmente risolto il grosso dei nodi quando questi si presentano e quindi senza avere delle politiche che rispondono al momento congiunturale e non si pongono il problema strutturale che si dovrebbero porre, oppure se non riusciamo a fare questo, inevitabilmente queste disuguaglianze si sovrapporranno e creeranno una situazione esplosiva. Ieri stavo preparando dei grafici da mostrarvi, poi alla fine abbiamo deciso che non era il caso perché abbiamo fatto la prova e l'avrebbero visti soltanto le prime file. Però li stavo preparando perché ho provato a guardare che cosa è successo, visualizzandolo, magari poi ve li faccio avere, e mettendo in fila i tassi d'occupazione degli ultimi 40 anni, 45 anni, dal 77, e veramente è impressionante vedere quei dati, perché la prima cosa che cade proprio, che si evidenzia, e che i tassi di occupazione tra nord e sud erano molto vicini. Alla fine degli anni 70, tasso occupazione del nord e tasso occupazione del sud erano, la distanza era meno di 10 punti, ora è più che raddoppiata. Per di più c'era una sovrapposizione tra tassi di occupazione maschili, cioè da un punto di vista dei tassi di occupazione maschili non c'era proprio differenza. Man mano che andiamo avanti invece negli anni, la differenza tra nord e sud cresce tantissimo e crolla l'occupazione maschile e non cresce quella femminile. Quindi questo si vede proprio in un modo molto evidente. E che succede? Che il tasso occupazione maschile arriva al livello del tasso d'occupazione femminile del centro, che non è che a suo livello. Quindi è veramente impressionante vedere come nel nostro paese la riconfigurazione delle disuguaglianze proprio non viene tenuta in conto minimamente nel disegno delle politiche. È assolutamente sconcertante. E questo tra l'altro colpisce invece vedere da allora che è successo delle differenze di genere, perché allora le differenze di genere erano di 40 punti, cioè una cosa enorme. Donne del nord e donne del sud vicine a livelli bassissimi. Ma poi cosa è successo? Che la crescita dell'occupazione femminile c'è stata a partire dalla metà degli anni 90. Dalla metà degli anni 90 l'occupazione femminile è cresciuta intensamente fino alla nuova crisi del 2008-2009. È cresciuta intensamente, più di 1.600.000 donne, tutte al centro nord. Al sud in quegli anni sono andate le briciole, soltanto 200.000 donne occupate in più. E che si è fatto? Nulla. Come il tempo passa, si cristallizzano le differenze, si cristallizzano le disuguaglianze, non si attivano le politiche per eliminare queste distorsioni. Non c'è proprio la pratica, non ci si pensa proprio. Ma qua entriamo anche in un altro discorso, perché c'è un problema proprio anche di resistenza culturale ad affrontare questo nodo, che è un nodo cruciale, quello dell'occupazione femminile, perché qui non si può avere uno sviluppo di occupazione femminile adeguata se non si adottano
politiche attive del lavoro a fianco di politiche sociali, e fin quando non avremo un concetto, una concezione di politiche sociali vere e non residuali o come semplici operazioni di pink washing. E così diciamo che, guardando quei grafici, uno veramente si spaventa, e quello che viene fuori è che quelle incrostazioni, quelle disuguaglianze che si erano configurate già negli anni 90 sono lì, sono rimaste lì inchiodate, con donne del sud a un tasso di occupazione intorno al 30%, che può oscillare un pochino più su, un pochino meno, donne del nord che hanno sviluppato sicuramente un tasso di occupazione maggiore, ma non vi credete che siano poi a livelli così alti, perché l'obiettivo europeo del 60% che ci si era dato nel 2010 è stato raggiunto adesso solo da tre regioni: l'Emilia-Romagna, la Val d'Aosta e Trento. Non è che neanche la Lombardia, il Veneto o il Piemonte l'hanno raggiunto, quindi non è neanche che possiamo dire che abbiamo uno sviluppo dell'occupazione femminile così adeguato anche nelle altre regioni del nord. E così questa crescita di occupazione femminile che c'è stata a partire dalla seconda metà degli anni 90 ha creato una nuova disuguaglianza, che è stata quella tra donne del nord e donne del sud. La distanza tra le donne del nord in termini di occupazione è molto aumentata. Il problema è che noi non possiamo permetterci che le disuguaglianze ci sfuggano di mano in questo modo, perché una delle cose più evidenti che si possono vedere è proprio il fatto che dov'è che è cresciuta l'occupazione femminile, laddove è cresciuto anche l'investimento in infrastrutture sociali. L'investimento in infrastrutture sociali ha creato anche posti di lavoro in quei settori e nello stesso tempo ha anche alleggerito di più il carico di lavoro familiare sulle spalle delle donne. Il problema è che noi non dobbiamo solo, come dire, batterci contro le disuguaglianze quando queste emergono. Bisognerebbe darsi una strategia per prevenirle, per agire in modo tale non solo che non si consolidino e non si cristallizzano, ma anche che non si evidenzino proprio, cosa che è completamente assente dalla cultura politica del nostro paese, che aborrisce, come dicevo prima, le politiche sociali considerate come assolutamente residuali. Ora, quello che penso è anche che noi abbiamo bisogno di inquadrare questi elementi di sviluppo delle disuguaglianze concrete con un aspetto fondamentale che in qualche modo cova sotto, e che è quello della mobilità sociale nel nostro paese. Noi sappiamo che la mobilità sociale, il tasso di mobilità sociale, che poi sarebbe la percentuale di persone che cambiano classe sociale rispetto a quella che avevano ereditata dalla propria famiglia, diciamo così. Quello che è successo nel nostro paese è che questa percentuale è sempre stata alta, cioè il cambiamento di classe sociale è un qualcosa che con il passare delle generazioni, anche col modificarsi ovviamente della stratificazione sociale, e ha fatto sì che con il passare delle generazioni aumentasse. Siamo arrivati anche con le generazioni tra il 72, nate nel 72, dal 72 all'86,
si è arrivati a un 73% di mobilità sociale assoluta. Però dobbiamo ricordarci che questa mobilità sociale dipende da due fattori fondamentali: i cambiamenti nel tempo, nella dimensione delle classi sociali, questo è il primo fattore, e il secondo è il grado di fluidità del nostro sistema di stratificazione sociale, cioè il peso che le origini sociali hanno nel condizionare i destini dei vari individui. Ora, quello che è successo nel nostro paese è che c'è stata una forte riduzione della dimensione nell'espansione proprio della classe media e alta. E nello stesso tempo questo aspetto, a partire dagli anni 60, quello che era successo dalle generazioni degli anni 60, quello che era successo è che questi tassi di mobilità sociale crescevano, però nel senso ascendente, cioè cresceva il cambiamento di classe, ma nello stesso tempo la maggioranza di questi cambiamenti erano verso l'alto, quindi erano positivi. Con le ultime generazioni quello che è successo è che, restringendosi tra l'altro le classi sociali come dimensione più alte, la mobilità sociale, i cambiamenti di classe continuano a esserci e continuano a crescere, ma verso il basso. Quindi noi abbiamo dei tassi di mobilità sociale discendenti che sono più alti dei tassi di mobilità in ascesa, perché mobilità sociale può essere sia discendente che ascendente. In questo caso, quindi, noi ci troviamo che con le generazioni più giovani, oltre tutti i problemi di cui parlavamo, di accesso al lavoro e così via, di perdita del lavoro, abbiamo anche questo, cioè non stanno vivendo come le generazioni precedenti più la mobilità sociale come un'ascesa. In realtà la vivono di più come una discesa. Questa dimensione del problema non va affatto sottovalutata, perché ovviamente li penalizza di più e va a colpire un segmento di popolazione che tra l'altro è particolarmente esposto a situazioni di povertà. E qui arrivo a un punto cruciale: il livello di povertà del nostro paese. Il livello di povertà ovviamente è risentito moltissimo, inutile dirlo, dell'andamento del mercato del lavoro e delle crisi che si sono succedute. In seguito al crollo occupazionale del 2009, la povertà non è subito diminuita. Non è diminuita nel 2009, né nel 2010, né nel 2011. La caduta di occupazione aveva colpito di più i giovani. E che cosa è successo? Che abbiamo avuto due grandi ammortizzatori sociali che hanno agito in quel momento. La cassa integrazione, che ha protetto in particolare i capofamiglia. Sono stati fondamentalmente capofamiglia che sono stati protetti dalla cassa integrazione, e le famiglie che hanno protetto i giovani, che spesso vivevano ancora all'interno della propria famiglia, non avevano una famiglia per conto loro. Questi due ammortizzatori sociali hanno fatto sì che la povertà non esplodesse subito. Però che cosa è successo? Che le famiglie hanno dato fondo ai risparmi. Questa era la fase in cui è molto diminuita la propensione al risparmio e è cresciuto l'indebitamento, quindi hanno dato fondo ai risparmi, si sono anche indebitati per mantenere lo stesso standard di vita con figli che hanno perso il lavoro, fino a che non ce l'hanno fatta più e la povertà è balzata. Nel 2012 raddoppia la povertà assoluta. Attenzione però, questa povertà assoluta
è selettiva come colpisce, perché raddoppia in media, è stabile per gli anziani che avevano una fonte di reddito che si manteneva, seppur bassa, e invece triplica per i bambini e triplica per i giovani fino a 34 anni. Allora, che cosa è successo? Che da quel momento è rimasta stabile, cioè la situazione così grave non si è più ripresa. Siamo arrivati al 2019, in cui c'è stato un piccolo sommovimento nel 2019, una piccola diminuzione, perché era arrivato il reddito di cittadinanza. Ma il reddito di cittadinanza era andato in vigore dalla metà del 2019, quindi non poteva incidere tanto, perché le persone che l'avevano avuto avevano ricevuto solo una quota di alcuni mesi, che non poteva bastare a sollevarli fuori dalla povertà assoluta, a farli uscire dalla situazione di povertà assoluta. E quindi quello che è successo, che arriva la pandemia e nel 2020 c'è di nuovo un aumento della povertà che si sovrappone a quello precedente, che non si era affatto risolto, e ci ritroviamo con 1 milione di individui in più in povertà assoluta, con una percentuale che arriva al 9,4%, con 1.337.000 minori in povertà assoluta, soprattutto bambini, figli di immigrati, figli di famiglie numerose del sud, figli di famiglie operaie, dove ovviamente la perdita del lavoro da parte delle donne, soprattutto nelle famiglie operaie, ha rappresentato un problema serissimo, perché una famiglia operaia già con redditi bassi che perde il reddito femminile avendo 2 o più figli cade ovviamente in povertà assoluta. Gli stranieri arrivano al livello più alto, nel 29,3% diventano poveri, e sul totale dei poveri abbiamo 1,5 milioni di popolazione non italiana. E quindi quello che succede per l'ennesima volta è che la povertà assoluta cresce, e cresce in quegli stessi segmenti di popolazione che già erano stati più a rischio di povertà e più colpiti già nel 2012. Cresce tra i bambini, cresce tra i giovani, cresce tra gli stranieri, cresce al sud. In questo caso c'è una differenza, perché si allarga al nord, si allarga di più al nord, e l'incremento che ha il nord è superiore all'incremento che ha il sud. Ora abbiamo i dati per poter valutare a questo punto che cosa è successo in 2 anni di pandemia. Abbiamo visto quello che è successo dal punto di vista della povertà immediatamente nel 2020. Ebbene, se noi vediamo col 2021, quindi se ci fermiamo al 2020, noi ovviamente abbiamo l'ulteriore incremento della povertà assoluta. Se analizziamo il 2021, ci accorgiamo che un miglioramento c'è, però dobbiamo capire bene anche che tipo di miglioramento. Allora, siamo tornati a dicembre 2021, quindi adesso, grazie, siamo tornati al tasso d'occupazione del dicembre 2019, quindi noi stiamo al 59%, che era esattamente il tasso d'occupazione da allora. Le donne, dopo essere state più colpite, hanno recuperato prima e sono arrivate al 50,5%, cioè 0,5 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2019. Gli uomini ancora non raggiungono invece il livello di dicembre 2019, stanno a 0,5 punti percentuali in meno.
Quindi questa è la situazione, però attenzione, si comincia a porre un problema. In valori assoluti, quindi non parliamo più di percentuale di occupati, di tasso di occupazione, in valori assoluti non abbiamo recuperato tutti gli occupati che avevamo perso. Siamo ancora 286.000 sotto e questo è dovuto al fatto che stiamo vivendo un calo della popolazione, cioè abbiamo vissuto un calo di popolazione in questi due anni e se cala la popolazione cala come effetto demografico anche il numero di occupati. Allora, questo che ci dice? Che quando andiamo a vedere i dati dobbiamo stare molto attenti, non basta guardare soltanto il tasso d'occupazione, perché il tasso di occupazione ti dice che la porzione di popolazione occupata è tornata a quei livelli, ma non il numero. Quindi questo è un dato importante. I giovani da 25 a 34 anni, per esempio, è molto interessante, che lavorano, sono 4 milioni ora. 4 milioni erano a dicembre 2019, quindi siamo tornati ad avere quel livello, ma per tornare ad avere quel livello questi giovani hanno avuto una crescita di 2 punti di tasso d'occupazione in più rispetto a dicembre 2019. Quindi 4 milioni, un recupero perché 2 punti percentuali in più di tasso d'occupazione, però ahimè noi abbiamo molto da recuperare. Perché? Perché nel 2007, prima di tutte le altre crisi, i giovani stavano al 70% di tasso d'occupazione e ora gli mancano ancora 8 punti percentuali rispetto a quei livelli che avevano prima delle altre due crisi, 2008, 2009 e 2013. Quindi il problema vero che noi dobbiamo tener conto l'oggi e non solo il pre-pandemia, l'oggi, il pre-pandemia e il pre-2008-2009, perché il nostro paese non aveva ancora completato il recupero di tutta l'occupazione persa nel periodo in cui ci sono state le due crisi del 2009 e del 2013. Ora, un altro elemento che va detto è che il calo dell'occupazione durante la crisi della pandemia era avvenuto all'inizio sui tempi determinati. Il crollo è avvenuto sui tempi determinati da una parte e sui lavoratori indipendenti, che è un crollo che ormai va avanti da anni e anni, che non è tipico di questa fase, ma va ancora più indietro della crisi 2008-2009. Queste erano le due tipologie che avevano conosciuto il maggior calo di occupazione. A novembre 2020 eravamo arrivati con 340.000 occupati in meno a tempo determinato. Da novembre 2020 quello che è successo è che i tempi determinati sono cresciuti in un anno di 400, in 13 mesi diciamo, di 472.000. Quindi questo vuol dire che il grosso della crescita dell'occupazione che noi abbiamo avuto durante il 2021, la stragrande maggioranza di questa crescita, è stata caratterizzata da lavoro a tempo determinato, che è maggiore di quello che si era perso prima. Cioè questa crescita ha soppiantato anche quella parte, diciamo, di calo d'occupazione che aveva riguardato soprattutto i lavoratori indipendenti. Il fatto che il lavoro femminile abbia recuperato di più e il fatto che il lavoro giovanile abbia recuperato di più i 25-34 anni
è proprio dovuto alla crescita dei contratti a tempo determinato, crescendo quelli, siccome questi sono generalmente più utilizzati da donne e giovani, questo ha permesso anche la crescita maggiore di uomini, dei giovani e delle donne. Ora, quello che si evidenzia quindi è che stiamo rivivendo una caratteristica di peggioramento della qualità del lavoro in termini in questo caso di tipologia di contratto, che avevamo visto soprattutto nel lavoro femminile e nel lavoro giovanile, avevamo già visto precedentemente. Quindi in sostanza nella crisi precedente le donne non erano state particolarmente colpite in termini quantitativi, o meglio lo erano state ma non a livello degli uomini, perché meno inserite nell'industria e nelle costruzioni. Ma quello che era successo in tutto il periodo che è andato dal 2009 al 2019, in quei 10 anni, è che era peggiorata la qualità del lavoro, quindi era aumentata la sovraistruzione, era aumentata la quota di donne con salari bassi, era peggiorata la conciliazione dei tempi di vita, era aumentato il part-time involontario, era aumentata la parte, diciamo, precaria. Questo sta succedendo anche adesso, perlomeno nella parte della componente precaria. Bisognerà vedere, perché i dati ancora non ci sono, ma a breve ci saranno, se questo peggioramento della qualità del lavoro riguarda anche gli altri aspetti che appunto dicevo. Quello che va detto è che dobbiamo essere coscienti che gli ostacoli che bloccano la crescita dell'occupazione femminile non sono stati adeguatamente rimossi come si doveva, e che non ci si è dotati delle politiche adeguate per alleggerire il sovraccarico di lavoro di cura sulle spalle delle donne. Quello che è successo è che in Italia, più che negli altri paesi avanzati, avere un figlio è assolutamente penalizzante per il percorso lavorativo delle donne. I numeri nostri non sono comparabili con quelli degli altri paesi, perché una donna su 5 lascia il lavoro quando ha un figlio. I tassi di occupazione delle donne con figli e senza figli sono molto diversi, e negli altri paesi c'è una differenza, ma non tanto quanto nel nostro paese. Le infrastrutture sociali per la prima infanzia sono praticamente assenti, e lo stesso per l'assistenza a anziani a disabili, sono assolutamente scarse. Pensate che noi abbiamo avuto una legge sui nidi pubblici nel 71, gli anni 70 sono stati anni d'oro delle migliori leggi che sono state fatte nei diritti civili e nei diritti sociali, e c'era anche questa. Nel 71 istituiva i nidi pubblici, noi oggi abbiamo che solo il 12% di bimbi va ai nidi pubblici dopo 50 anni, e questo per di più, se andiamo a vedere al sud quanti sono i bimbi che vanno ai nidi pubblici, ci accorgiamo che alle 2 cifre neanche ci si arriva. Ci sono zone e regioni del paese, del sud, dove si sta sotto anche al 5% di bambini. E così come la legge 328 sull'assistenza, quella è stata fatta nel 2000, sono passati ormai 22 anni, questa legge non è mai stata applicata, adesso si comincia a parlare di politiche dell'assistenza, però ahimè poi se ne parla solo affrontando la questione della non autosufficienza, che sì, è una questione cruciale, fondamentale, perché ovviamente va affrontata adeguatamente, però il problema che noi abbiamo è un problema più ampio di centralità della persona nella cura, tenendo conto dei suoi
bisogni multidimensionali ad ampio spettro e non soltanto perché non autosufficiente. Quanto dovremmo aspettare ancora perché queste politiche assumino, così come ha parlato il Capo dello Stato, no? Di pari dignità con le politiche economiche. Quanto dovremmo aspettare? C'è un problema di resistenza culturale fortissima nella cultura politica italiana, non solo rispetto alle politiche di genere, ma proprio rispetto alle politiche sociali. Sono considerate neglette, sono considerate un qualcosa con cui c'è assolutamente secondario e soprattutto, cosa peggiore, un costo e non un investimento in qualità della vita. Ora, tra l'altro, questa, diciamo, totale non considerazione delle politiche sociali ha penalizzato moltissimo le donne, soprattutto in termini di posti di lavoro, perché è vero che le donne adesso si realizzano su tutti i piani, vogliono realizzarsi su tutti i piani e non necessariamente solo su quei lavori, ma sappiamo, e in tutti i paesi è così, che in quei tipi di servizi chi entra in maggioranza, nella stragrande maggioranza, sono donne. Quindi tu, se disinvesti su quei servizi, necessariamente troverai meno donne al lavoro. E se noi vediamo la distribuzione delle lavoratrici per settore di attività economica in cui lavorano, è impressionante che mentre in Europa il 18,5% lavora in sanità, assistenza sociale, in Italia il 13%. Questo vuol dire 5 punti sotto, e questo vuol dire che noi ci siamo persi posti di lavoro femminili, perché in sanità, in assistenza sociale non ne parliamo, arrivano addirittura al 90%, in sanità stiamo al 70%. Di personale femminile, no? Che sta all'interno. Peccato che poi quando si parla di primari arriviamo al 19%, non si arriva al 20%, cioè le donne stanno in trincea, ma quando si tratta di metterli come e di puntare alla loro leadership, sono sempre gli uomini che cooptano. Il risultato è che le donne quindi non sono valorizzate. E vi dico che al contrario, noi nella percentuale per settore arriviamo a un 6,1% di servizi alle famiglie, quindi di lavoro domestico, eccetera. Nell'Unione Europea è l'1,9%, cioè nell'Unione Europea quel 6% è sostitutivo del 5% di personale femminile che sta all'interno dei servizi, e in particolare servizi che dovrebbero essere in gran parte pubblici. E così, non credere nel valore delle infrastrutture sociali penalizza le donne doppiamente, anche nell'occupazione, e d'altro canto questa volontà politica di farlo non c'è, e questa resistenza culturale profonda è un qualcosa che deve essere assolutamente abbattuto. Allora, io segnalerei anche una cosa en passant, cioè se non si affronta questo nodo, noi non potremo affrontare neanche il nodo delle nascite, perché tutto ruota intorno a questo aspetto. Non è che dalle indagini che l'Istat ha condotto, che vengono condotte anche a livello universitario, emerge chiaramente che esiste una porzione di donne e uomini che non vogliono avere figli, e è giusto che non ce li abbia, ognuno ha diritto a impostare la sua vita come vuole. Ma quello che esce fuori è che in realtà c'è uno scarto grandissimo tra numero di figli desiderati e numero di figli avuti, cioè
noi abbiamo un numero di figli desiderati che è fisso a 2 e un numero di figli avuti che in realtà è più basso e che arriva a 1,2. E dietro cosa c'è? Gli ostacoli a mettere su una propria famiglia, l'incertezza per il futuro, il lavoro precario, l'impossibilità di conciliare i tempi di vita, la mancanza di condivisione delle responsabilità familiari. Cioè, tutti questi aspetti, convergono nel diventare un grandissimo ostacolo alla possibilità di poter avere un figlio. Si rinvia fino a quando a un certo punto il rinvio diventa una rinuncia. Quindi è inutile che si sottolinea sempre che è necessario fare figli. Qui non c'è bisogno di fare nessun appello, ognuno è libero di fare quello che vuole, però deve essere messo in condizione di poter scegliere veramente, di poter fare ciò che desidera. Ora, c'è un altro elemento che volevo sottolineare perché è un'altra minaccia in corso rispetto alle disuguaglianze, e cioè in particolare la situazione del rialzo dell'inflazione. Perché il marcato rialzo di inflazione che c'è stato, dobbiamo riflettere che caratteristiche ha. Questo marcato rialzo dell'inflazione è determinato quasi esclusivamente dalla dinamica dei prezzi di beni e meno che dalla dinamica dei prezzi di servizi. E questo però è una cosa molto importante. Perché? Perché i beni incidono, i prezzi dei beni incidono maggiormente sulle famiglie che hanno consumi più bassi, sulle famiglie che hanno anche disponibilità reddituali più basse. In questo caso sono soprattutto i beni energetici. Quindi il rialzo dei prezzi che sta avvenendo impatta su tutte le famiglie trasversalmente, ovviamente, ma sulle famiglie che hanno redditi più bassi impatta di più, perché quella quota sul totale dei consumi, delle spese che dovranno portare avanti, inciderà molto. Quindi è molto importante tenere sotto monitoraggio questo aspetto e soprattutto prevedere un qualche tipo di compensazione. Aggiungo che c'è, e chiudo su questo, un segmento particolarmente vulnerabile della popolazione che non ci possiamo assolutamente permettere di tenere in secondo piano, e questo segmento, ne abbiamo già parlato, è quello dei bambini. I bambini non possono essere poveri per troppo tempo. Quindi a me dispiace molto, per esempio, che la proposta che c'è stata da parte della Commissione Saraceno di modificare i criteri del reddito di cittadinanza per l'accesso al reddito di cittadinanza, dando peso ai bambini all'interno della famiglia quanto a un adulto, perché era nella scala d'equivalenza utilizzata, veniva data metà del peso dell'adulto. Questo ha facilitato l'esclusione dell'accesso al reddito di cittadinanza da parte delle famiglie dei bambini. Penso che questa cosa bisognerà in qualche modo riaprirla, perché non è possibile, a fronte di un segmento di popolazione che ha il massimo livello di povertà assoluta tra tutti, che questo elemento non venga considerato. Quindi non possono essere poveri a lungo, altrimenti ci rimarranno per la vita, perché non coglieranno le opportunità. Non possono perdere troppa scuola, e qui diciamo che questa cosa, la didattica a distanza, è stata una cosa molto penalizzante, soprattutto per i bambini delle classi sociali più basse.
hanno bisogno di andare ai nidi, soprattutto i bambini delle classi sociali più basse, perché è dimostrato che chi va al nido avrà successi scolastici nel suo percorso di più di chi non ci va al nido, e adesso al nido ci va chi se lo può permettere. Quindi su questo bisogna assolutamente che si focalizzi l'attenzione, così come sugli anziani che hanno bisogno di assistenza vera, che questa è una cosa importante, che non sia solo collegata alla non autosufficienza, e soprattutto centrata sulla capacità di rispondere ai bisogni multidimensionali che ognuno di loro esprime. Allora, battersi contro le disuguaglianze ovviamente significa mettere al centro le persone con le loro relazioni, con i loro bisogni, con il loro tessuto sociale, costruire, fare tessuto sociale, farlo anche col volontariato, farlo con le associazioni no profit. Più le politiche del lavoro riescono a unirsi, a combinarsi con le politiche sociali efficaci, più potremmo andare avanti su tutti e due i piani. E questo è il momento di un, come vorrei dire, di una sorta di scatto di orgoglio della società civile, perché ce ne abbiamo proprio bisogno, cioè che serva a orientare le politiche, a spingere perché la persona sia messa veramente al centro. Io penso che sia fondamentale agire non solo per contrastare le disuguaglianze, ma per prevenirle, e non per agire soltanto mettendo la toppa nel momento in cui la situazione è talmente critica che non si può fare altro, perché se si investisse prima risparmieremmo tra l'altro anche molto di più, perché a certe conseguenze poi non ci arriveremmo. Insomma, quello che penso è che è necessario aprire una grande stagione dei diritti, una grande stagione dei diritti che in qualche modo ci permetta di creare un tessuto sociale e una grande unità tra tutti quei soggetti che hanno bisogno di fare un salto di qualità della loro vita. E io sono una tradizionalmente molto ottimista, sono convinta che il popolo italiano in qualche modo ha delle caratteristiche particolari, creativo, geniale su molte cose, che proprio nei momenti difficili di solito riesce anche a dare quello scatto d'orgoglio che permette poi di riuscire a fare un salto di qualità. Abbiamo bisogno di fare un balzo nella valorizzazione delle diversità, abbiamo bisogno di fare un balzo nelle leadership femminili. Io tra l'altro ho sentito vari interventi, casualmente stando nei corridoi, di donne della CGIL, bellissimi, eh? Cioè, devo dire che sono molto contenta di questo apporto, ne ho sentito più di uno, devo dire molto per caso, ma secondo me il contributo delle donne deve essere stato, perché avendolo sentito solo per poco tempo, deve essere stato molto molto importante. Cioè, le leadership femminili devono essere rafforzate, le donne hanno un potenziale pazzesco. Io immagino che se solo riuscissimo a scongelare tutto questo ingabbiamento delle potenzialità delle donne, delle potenzialità dei giovani che non vengono valorizzati, degli stranieri, diventeremmo un paese che è una potenza assoluta. Però quello che penso di dire è che il sindacato, no?
i sindacati, le organizzazioni di volontariato, tutta la società civile sono un elemento fondamentale per la nostra democrazia. Battere le disuguaglianze rafforza la democrazia perché fa crescere la fiducia, però le persone hanno anche bisogno di punti di riferimento, di persone che stanno vicino a loro, come voi state nei posti di lavoro, come il volontariato sta nell'azione che fa continuamente. E questa è la cosa più bella che può esistere: fare tessuto sociale, crescere, coinvolgere, creare fiducia, spingere perché le politiche siano sempre di più al servizio della qualità della vita dei cittadini. Grazie.